shop. It's the mission. Buongiorno. Good morning. Good morning. Allora, intanto ho capito che mi aiuti tu nella decisione. Questo mi ha fatto già importante. Devi comunicare che io personalmente e l'intera amministrazione siamo contenti della loro presenza qui a Palazzo Le Crede. So che provengono da varie parti, non dico d'Europa ma del mondo, perché c'è qualcuno nel Giappone, sono contenti proprio della loro presenza nella nostra città. They are really glad of the presence of you here in the work and so many nationalities, different nationalities here, it's really nice to be. Noi abbiamo un po' insieme alla cultura, perché dalla base di questo campo c'è l'idea del presidente della consulta che insieme all'associazione lunare hanno proposto l'iniziativa all'amministrazione e l'abbiamo accettato con piacere. Alla base di questa iniziativa c'è fondamentalmente, a mio avviso e a nostro avviso, creare quel momento di socializzazione e di scambio culturale, proprio perché la permanenza qui consente di conoscersi meglio e consente di avvicinare le diverse culture che ognuno di loro ovviamente è portatore di queste culture. The main thing is that we have to say thanks to the administration for everything, because and especially to Salvo and Village administration. And then the first objective of this camp is not the job, but just the sharing the multicultural things and just enjoy the time. This is the main objective of this camp. Poi tra l'altro potresti dire a livello anche di battuta, ma è una cosa alla quale credo, che queste iniziative, al di là del momento di socializzazione, al di là dello scambio culturale, io credo che in qualche modo servono un po' ad ampliare gli orizzonti di ognuno di noi, sia da parte loro che vengono a visitare una realtà che possibilmente è lontana del loro modo di vivere, è una realtà che loro magari non avrebbero visitato in nessuna altra occasione se non in questa, e sì anche da parte nostra, perché aiuta i nostri giovani, aiuta anche un po' gli amministratori a iniziare a guardare al mondo come è possibile, diciamo così, mercato, vorrei dire tra virgolette, come occasione sia per il turismo ma anche come occasione di crescita in generale. He said that this is a big opportunity for the village to share a lot of different culture, and it's a big opportunity for you to know something real Italian, and it's a big opportunity for people from the village to meet different culture, and open more your mind, because it's a little village, so it's not so common that 20 guys from everywhere come here, and so it's something nice for the community and the same time for you and for the young people from the village. It's a good thing. E poi devi dire un'altra cosa, infatti al di là dei risultati del campo in termini di lavoro, che io ne già so che sono costruito perché parecchi mi hanno un po', io non ho il tempo ancora di salire da sopra, ma parecchi mi hanno in qualche modo espresso la loro soddisfazione per quello che si sta facendo in quell'anno. Al di là dei risultati del campo, la cosa importante per noi è che in effetti loro si siano sentiti e devono continuarsi a sentire fino all'ultimo giorno come se fossero a casa loro. Quindi in qualche modo, diciamo, il concetto dell'ospitalità è per noi importante, così come è importante anche il concetto proprio della socializzazione, cioè non un campo di lavoro o comunque finalizzato soltanto al lavoro, ma proprio un momento, un'occasione per poter vivere la comunità, per poter capire effettivamente la tradizione della comunità. He said that they are really happy that the work is
I mean, it's finished, already finished, and we would make a nice job there. And, but the most important thing is not the job, but the presence of you here, and if you had a nice time here, just say thanks. The first thing is that you feel nice here, like a home. This is the most important, not the job and finish everything, but just that you enjoy the time here, because for them it's not that. Sì, ed è per questo che in effetti io mi auguro da singolo, ma anche da cittadino di questa comunità, che in effetti i ragazzi continuano ad avere questo entusiasmo ad organizzare queste iniziative, possibilmente per l'anno prossimo, ormai non so se se ne possono organizzare due, tre anni, non lo so, ma non necessariamente limitarsi a una, ma si potrebbero anche creare in più momenti e più occasioni anche in altri momenti dell'anno, non necessariamente in estate, ma si potrebbero anche riguardare altri momenti dell'anno, potrebbe essere un gruppo, potrebbe essere la sono delle stagioni pure estremamente interessanti ai fini anche diciamo, della vivibilità della comunità e ai fini come di poter vedere quali sono le tradizioni della comunità. L'augurio mio è che in effetti i ragazzi guardino sempre avanti e vedono in questo campo come il punto di inizio per poter organizzare altre iniziative insieme all'amministrazione, con l'auspicio proprio di arricchire, aiutare i giovani di questa comunità a guardare fuori da questa nostra città, a guardare fuori da questa provincia e andare al di là di quello che sono. Say that it will be happy for everything because it's at the village and for open more of mine. And this was the first time that something like this happened, so you are the first people here to make a job like volunteer. And it's glad that people from the village are enjoying these people here, and maybe there will be more opportunity to make like more camps, like two different camps, not just in the summer, not in the winter, for show to people from more cultural, past culture, and that's it. And really nice for this village. It's a nice opportunity to share culture with other people. It's a e per questo potremmo anche avere, non dico per l'anno prossimo, perché questo non potrebbe essere difficile, ma la massima variante nel nostro quindi una struttura alla quale appoggiarci e in questo caso ci consentirebbe anche a loro di poter assicurare un'ospitalità. Vorrei dire, è diversa rispetto, perché non lo so, in questo momento ho visto come si sono organizzate, anzi ringrazio Carlo per aver messo a disposizione la propria casa e in qualche modo quindi negli anni a venire avremo la disponibilità di questa struttura, di questo esterno che consentirà di organizzare diciamo, in maniera più. Allora, non ci dilunghiamo più tanto, però se io vi ringrazio della loro presenza al Palazzo Carrello, ricordo che questa è la casa della comunità giovanile, dell'associazione comunale e soprattutto a un ruolo che vuole ritornare a voi da turista, vuole ritornare in un'altra che si pare che cresce e say thanks to you for the job and if you want to come back here we are waiting for you. Poi ovviamente i ricordi che ne conserveranno di questa esperienza, io credo che non li potranno cancellare nessuno di loro. Però diciamo a suggerire questi loro ricordi l'amministrazione ha pensato di dare a ognuno di loro delle pubblicazioni. Una questa di colore nero che lo spieghi la pubblicazione del Museo dei Viaggi. Io ho voluto.
è un po' di prova 5 con la nuova, allora quando ho fatto il mio primo,